Do la parola adesso al Ministro Federica Guidi. Come vuole. Mi sembra che sia un confronto di lavoro, quindi... Ma io naturalmente seguo, insomma, mi unisco naturalmente alle parole che ha appena detto il Ministro Madia, Marianna, e naturalmente ringrazio anche il Presidente di Non Camere e naturalmente i parlamentari, i Presidenti che sono qui per questa riunione di lavoro, direi, insomma, di confronto di lavoro, che appunto rappresenta un momento importante di confronto fra le istituzioni governative, parlamentari e il mondo naturalmente camerale. E voi sapete, insomma, noi come governo, insomma, stiamo portando avanti con convinzione questa riforma, però come diceva Marianna, noi abbiamo, come dire, prima di tutto bisogno di condividerla con voi e in qualche modo incanalarla nella maniera migliore, tenendo anche conto di molte iniziative che, come diceva lei, su cui andrò anch'io fra breve, stanno già emergendo spontaneamente da parte del sistema, e questo ci conforta anche nel dire che, come dire, la spinta che il governo aveva dato probabilmente era comunque una spinta necessaria, ecco, diciamo. E, come noto, come è stato detto anche dal Presidente, il testo che conferisce al Governo la delega per il riordino complessivo del sistema è stato già oggetto di parecchie modifiche nel corso delle ultime settimane, naturalmente è stato, credo, frutto anche di una collaborazione proficua proprio fra Governo e Parlamento, e naturalmente ulteriori affinamenti, modifiche, miglioramenti potranno ancora essere attuate grazie al contributo di idee di tutti questi soggetti interessati. E quindi anch'io ringrazio il relatore, il senatore Pagliari, così come anche tutti naturalmente i parlamentari che hanno contribuito, insomma, con le loro proposte a migliorare, a fare in modo di avere la migliore riforma possibile del sistema camerale. Una riforma certamente radicale, ce ne rendiamo conto, che probabilmente, come dire, dal nostro punto di vista naturalmente era opportuna per garantire appunto un rilancio complessivo di tutto il sistema industriale, insomma il sistema nel nostro paese, che naturalmente sta molto a cuore al governo, e credo appunto che la presenza oggi qui dei Presidenti delle Camere di Commercio d'Italia consenta a noi come governo di richiamare l'attenzione. Io andrei sulle principali linee guida, diciamo così, di intervento della riforma che vorrei in qualche modo qui ripercorrere. La prima, lo diceva anche il Presidente Dardanello, la sensibile riduzione del numero delle Camere di Commercio attraverso appunto questi processi di accorpamento, in modo da arrivare a un nuovo modello basato sulla presenza di una Camera sola dove ci siano almeno 80.000 imprese. Poi sentivo che il Presidente richiamava la necessità comunque di tener conto di eventuali ulteriori correttivi o miglioramenti, ma diciamo che questo numero è stato in qualche modo, anche grazie a voi, in qualche modo identificato come un numero, diciamo, se non proprio ideale, ma corretto, ecco, per iniziare ad andare verso una certa direttrice. La revisione naturalmente complessiva delle funzioni delle Camere di Commercio, cercando di evitare il più possibile duplicazioni di compiti già assegnati anche ad altre amministrazioni pubbliche, e da ultimo, diciamo, dei tre pillar, diciamo, principali, il tema delle dismissioni delle partecipazioni societarie che non siano in qualche modo strettamente collegate allo svolgimento delle funzioni. Andrei rapidamente su questi tre. Allora, il primo di questi punti, quindi diciamo l'accorpamento, la riduzione del numero, è, voi sapete, di fondamentale importanza per il governo, che comunque che confida, insomma, in qualche modo che questo processo di aggregazione possa dare risposte più veloci, più celere anche alle esigenze sui territori. Sono anch'io molto confortata, e come Ministero dello Sviluppo Economico, voi sapete, le vediamo, insomma, ecco, da questo processo, direi virtuoso, scherzavamo prima, non so se dire spontaneo o spintaneo, ma comunque che sta avvenendo, per cui effettivamente alcune Camere di Commercio hanno preceduto con un senso di responsabilità e anche nella loro autonomia a forme di accorpamento. E sono passi importanti, forse non ancora sufficienti, ma direi che è il segnale che abbiamo imboccato la direzione giusta. E chiaramente questo, diciamo, l'accorpamento del numero è una strada probabilmente necessaria anche proprio per venire incontro all'esigenza di contenere quelle spese di funzionamento a cui si riferiva anche il Presidente Dardanello, facendo il paio naturalmente con la riduzione del diritto annuale, quindi anche qui trovare un equo compromesso, ma certamente un efficientamento del sistema che passi attraverso un accorpamento
è un tassello, insomma, verso anche una combinazione di fattori fra risorse disponibili e sistema efficiente. Noi, appunto, come, come dire, Ministero dello Sviluppo Economico, vediamo già questo fenomeno in corso. Mi aspetto, insomma, credo, auspico, ecco, che nelle prossime settimane, sentivo anche di qualche ulteriore novità che il Presidente ha dato nella sua relazione, ci siano ulteriori segnali di ulteriori delibere di accorpamento fra Camere di Commercio. Per quanto riguarda invece il secondo punto, quindi quello delle funzioni, è chiaro che anche in questo caso, insomma, noi dovremmo cercare di rispondere, diciamo, a questa sfida, e quindi credo anch'io, insomma, che sia fondamentale continuare, più che avviare, dato che è già avviata, ma insomma una riflessione su questo tema in vista appunto della predisposizione del decreto legislativo di riforma. Come sapete, nel testo attualmente all'esame del Senato, il Governo ha già condiviso la necessità che una delle funzioni storicamente assegnate, che il Presidente anche ricordava, che è la tenuta del registro delle imprese, continui a restare incardinato presso le Camere stesse. Io, come dire, l'ho detto fin dal primo momento, ero personalmente, anche perché l'ipotesi dello spostamento presso il Ministero dello Sviluppo Economico mi vedeva in qualche modo coinvolta direttamente, sono sempre stata preoccupata, ecco, diciamo così, di questo spostamento, perché Marianna lo sa, perché gliel'ho detto fin dal primo momento, ritengo anch'io che le strutture del Ministero siano inadatte, insomma, non abbiamo una struttura che possa garantire un sistema così efficiente e così capillare, ma direi che questo ormai sia stato, come dire, condiviso. E ancora, naturalmente, la riforma, appunto, io credo, insomma, potremmo ragionare su ulteriori attività, e quindi ad esempio alcune linee di indirizzo che vorrei così condividere e tratteggiare oggi. Ad esempio un affidamento appunto al sistema camerale di specifiche competenze anche delegate dallo Stato e dalla Regione, eliminando appunto duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche. Io credo ad esempio anche azioni di supporto, di promozione, ad esempio per la nascita di nuove imprese, con ad esempio particolare riguardo a quelle giovanili e femminili. Voi sapete, il Governo sta facendo un'opera molto profonda, insomma, di spinta, ecco, rispetto anche a nuove iniziative imprenditoriali sulle start-up, lavorando molto sulla, insomma, sugli aspetti naturalmente anche di incentivazione fiscale, una serie di strumenti che io stesso ogni tanto mi rendo conto sono, lo so perché me lo dicono le imprese, insomma, poderosi, probabilmente vanno supportati meglio a livello territoriale perché vengono conosciuti meglio, vengono utilizzati, e probabilmente perché ogni impresa ha delle sue caratteristiche e specificità, per cui essere accompagnati di più nella lettura di queste norme può essere importante per far sì che nessuno perda l'occasione di conoscerli e di utilizzarli al meglio. E quindi anche, io credo, sempre un'operazione di supporto e nel processo di innovazione e di digitalizzazione, che sappiamo è molto caro anche in questo caso all'azione del Governo, e sul quale anche lì stiamo mettendo in campo parecchi strumenti utili, soprattutto per quello che riguarda l'innovazione, e quindi, insomma, credo una delle componenti fondamentali oggi che serve al mondo delle imprese, soprattutto le piccole e medie imprese, per rimanere competitive sui mercati domestici, ma soprattutto per poter fare il balzo verso l'internazionalizzazione. E ancora, appunto, credo anche la crescita, appunto, negli ultimi anni anche delle opportunità legate ad esempio alle opportunità legate ai fondi comunitari, che naturalmente anche qui rendono necessario uno svolgimento di attività di assistenza alle imprese sui progetti da realizzare con delle risorse messe a disposizione dell'Unione Europea, e anche il rafforzamento ad esempio degli strumenti di giustizia alternative che oggi vengono svolti attraverso le camere arbitrali, che probabilmente potrebbe ridurre anche il numero di controversie dinanzi ai tribunali. E poi, ecco, credo anche qui importantissimo, lo accennavo prima quando dicevo a strumenti a supporto della crescita e della internazionalizzazione, soprattutto delle nostre piccole e medie imprese, beh, credo che qui appunto il Camere di Commercio possono rappresentare una forma di raccordo importantissimo e fenomenale, insomma, di fenomenale importanza fra i territori centrali e quelli che sono appunto i programmi previsti anche dagli enti centrali che il Governo può emanare, soprattutto a supporto dell'internazionalizzazione. Guardate, io sono stata
qualche giorno fa per la seconda volta negli ultimi 4 mesi in Arabia Saudita e poi in Qatar e, come dire, ritorno qua un po' con, non so se dire col mal di stomaco o con... ci sono delle opportunità fenomenali che poi magari avremo modo di, insomma, avremo modo di parlare più diffusamente avanti, ad esempio per quelle che sono delle straordinarie opportunità legate, ad esempio mi riferisco a Doha in particolare, all'organizzazione dei mondiali di calcio. Ho avuto modo di approfondire in un paio d'ore di conversazione con il direttore di questo comitato supremo che gestisce, diciamo, l'esecuzione dei contratti di appalto. Beh, io, guardate, lì dentro ci ho visto, al di là della parte, diciamo, dei civil works, quindi della costruzione, che comunque è importante, una miriade di aziende che io anche personalmente conosco, che hanno tecnologie che potrebbero essere validamente offerte, ad esempio per seguire quel tipo, parliamo di 8 miliardi di dollari di investimento solo sulla parte pubblica. Molte di quelle imprese che io conosco e che potrebbero avere ottime tecnologie probabilmente hanno dimensioni minime che, per le quali forse un passaggio di quel genere può essere complicato. Quindi bisogna rapidamente, io credo, utilizzare tutti gli strumenti per mettere insieme sostegni, reti, strumenti che in qualche modo accompagnino le nostre, soprattutto piccole e medie imprese. Naturalmente le grandi vanno benissimo, ma le grandi hanno i muscoli per farlo anche da solo. Ci sono delle opportunità incredibili. Io credo che il processo di internazionalizzazione delle nostre piccole e medie imprese, che hanno competenze e skill tecnologici eccezionali, oggi è uno, credo, degli imperativi quasi morali, non so come dire, ecco, che io personalmente sento di più, perché questo significa dare opportunità di crescita poi anche sul mercato domestico. Vado velocemente sull'ultimo punto, e quindi quello delle dismissioni. Insomma, anche qui, come dire, in questo caso anche qui in qualche modo il governo si, come dire, auspica forse dei segnali, diciamo, tangibili anche di responsabilità dal sistema camerale. Probabilmente negli ultimi anni si era assistito a un proliferare, diciamo così, di società che forse non erano, diciamo, completamente in linea con le funzioni assegnate. E quindi anche qui, come dire, il governo, credo, insomma, seguirà insieme a voi, monitorerà, ma insomma naturalmente cercheremo di capire insieme quali saranno le strade migliori, tenendo conto che, come dire, noi crediamo, insomma, che un'operazione di dismissione, di focalizzazione, insomma, delle partecipazioni su quelle che sono o che diventeranno le attività, diciamo, proprio delle Camere di Commercio sia in qualche modo utile. Per quello che riguarda, e vado a chiudere, io credo che, ecco, noi siamo, insomma, io sono fiduciosa, come diceva Marianna, che questo processo di confronto porterà dei buoni risultati. Informo tutti voi, insomma, che il Ministero dello Sviluppo Economico, noi stiamo lavorando proprio in queste ore per una stipula di un accordo di programma fra il Ministero e Union Camere su proprio le 3 linee progettuali, alcune delle quali dicevo prima, quindi il rafforzamento degli strumenti di garanzia per il sostegno all'innovazione, la promozione di servizi integrati per la nuova imprenditorialità a favore dell'occupazione e delle competenze nel campo proprio delle tecnologie digitali e il sostegno alle reti tra imprese per favorire l'internazionalizzazione del Made in Italy. Su questo ultimo punto, non che i primi due non siano importanti, vi assicuro, insomma, quello che potrò fare anche personalmente, ma lo considero un fattore di svolta in un processo di, secondo me, uscita, insomma, da un momento di difficoltà, di crisi che tutti conosciamo, che secondo me è realmente alla portata delle piccole e medie imprese italiane. In giro per il mondo la gente mi dice, con gli imprenditori, con le imprese italiane, c'è un dialogo anche, non so come dire, quasi filosoficamente facile, molto più facile che con altri sistemi industriali. Dobbiamo riuscire questa volta non solo a parole ma anche nei fatti a mettere in campo delle azioni concrete. Io credo che lì ci siano delle opportunità per le nostre, soprattutto piccole e medie imprese, straordinarie. Sarebbe veramente non solo un peccato ma direi quasi un delitto, ecco, in questo momento non cogliere quell'opportunità. Quindi io spero che anche la firma di questo protocollo, insomma, sia un esempio concreto che vi dimostri, insomma, il fatto di voler mettere in campo azioni concrete, proficue, focalizzandoci, dato che il mondo è cambiato e, come dire, è giusto anche aggiornare gli strumenti, che insieme, ecco, possiamo fare un pezzo di lavoro importante per il bene del nostro Paese. Quindi io ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti noi naturalmente buon lavoro. Grazie.